Salve a tutti, Dar Papi. Mi sembra anche giusto presentare i piccolini nuovi. Ah, ecco, io non mi stavo manco a far vedere. Vabbè, comunque, i piccolini nuovi che sono arrivati proprio ieri nel nostro rifugio, presi da una situazione abbastanza complicata, l'abbiamo messo in salvo e sono, grazie a Dio, un salvo. E allora, lui è un maschietto. Guardate le particolarità: c'ha un occhietto così e un occhietto così. Saranno una futura taglia media, vero? Sarai una futura taglia media tutto bianco, solamente la macchietta qui dietro il sederino. Vi faccio vedere che è maschietto perché faccio vedere che c'ha pure il pisellino. Visto così, abbiamo fatto vedere veramente di tutto, poverino. C'ha le orecchiette piccoline, guarda che roba. Guarda, ma che fai? Ti addormenti? No, non cominciamo con questa storia. Vabbè, questo è il primo dei quattro cucciolotti che sono appena entrati nel nostro rifugio. Poi dobbiamo trovargli anche un nome, ma per il battesimo ci penseremo in seguito. Questo è il pelosetto numero 2, che fa parte sempre della cucciolata salvata ieri. È un altro maschietto. Questo a differenza. Che stai a dire? Che c'è? Parla piano piano. Comunque, questa a differenza di quella di prima è tutta invece così focata. È bella, bello, bello, che bella, bello, sei bello, guarda che bello. No, vi voglio far vedere proprio quanto è bello. Comunque, il secondo maschietto della cucciolata salvata ieri a Priverno in provincia di Latina è lui. Posto? Va bene, procediamo con il tuo prossimo fratellino. Senti come strilla, se. La natura, quanto è bella la natura! Sentite quella che strilla sotto, è l'unica femmina. Immaginate, pure nella natura è così. Le femmine per tre. Oh, basta, aspetta un attimo, aspetta, ma arriva il turno tuo. Aspetta, si sta a lamentare perché voleva essere la prima. Ma guarda, è incredibile. Un altro maschietto di questa cucciolata. Eccolo qui, con questo musetto così particolare, bello bello, una futura taglia media. Oh, basta! Se vi interessa, contattateci attraverso il nostro numero WhatsApp e adesso ve la faccio sentire, almeno se sta zitta, guarda, sta femminuccia che non è altro. Eccola qua, vedi, abbiamo finito con te e frigna quell'altro, è proprio come l'asilo nido, non c'è niente da fare, se non piagne uno piagne un altro. Comunque questa è la femminuccia, l'unica femminuccia che c'è in questo salvataggio. Se vi interessa qualche pelosetto, comunque tutti si addormentano quando parlo io, grazie, grazie della considerazione. Se vi interessasse un pelosetto di questi che avete visto, potete farne richiesta. Noi sempre andremo a fare affido e preaffido come facciamo abitualmente e vediamo chi merita questi piccolini. Ok? Visto? Adesso non piangi più perché stai in braccio al papi. Tu sei una mostriciattola, però mi sa, eh? Comunque, i nostri salvataggi, Italia a quattro zampe, la voce di tanti pelosetti del mondo.